che ne pensate della conduzione di Fazio? Pallosa che non ha idea. Non lo so. Ma perché non fanno fa Fiorello sto esatto. Festival? Io... è lui, manca a barba sa fare. Ma anch'io mi ha già fatto a barba. No, ma tu la porti. È un... una contestazione. Spericolata, E vabbè, si dia il tavolo, si arrivato proprio. Legge la lettera. Vabbè, ma legge la lettera, ma è una palla. Come omaggio a De André vogliamo aprire le danze del buffet. Per De André questo lo facciamo. Questo è altro per De André. Ma chiamavano Vucchelle Rose, credeva l'amore. Fanpage. Come si chiama lo sport? Si Nicola. All'improvviso è arrivato Si Nicola. Dopo tante cose belle, il suo pulpo. Allora, guarda, si è fatto un barcone. Carnevale, insomma, voglio dire. E racchia, per gli aligeni. Dottor Jack e Mr. Hyde. Non è che si toglie le scarpe, no, diventa più senso. Se può solo sentire una puzza di serore. Fazio, Litizzetta e Arisa, uno più brutto in alto. Che brutto momento di televisione, esteticamente. La giacca da proprietario del Lido, le ancore, no. Ma... una ragazza disse, io cantai Pazzo d'amore, lei disse, somiglia, secondo me hai copiato un po' da una canzone di Sting, la canzone di Sting era uscita dopo di quella canzone Pazzo d'amore, allora io ho detto, secondo me Sting forse ha copiato a Pazzo d'amore. Sì. Un mio amico camionista che viaggiava e andava sempre in Germania, la sera si fermava in da discoteca e si è detto a William Pitt, che io copiai, tornò in Italia, dice tu avessi, si è diventata talmente famosa che sono chiusi in una discoteca e ti hanno cantato in inglese. Micaela, che vinse il festival di Sanremo Giovani, a mia moglie, che cantava una canzone che era Fuoco e Cenere. Brava, brava. Ti giuro che mi chiamarono tutti dicendo che questa canzone era identica. Rubiamo tutti, no? Anche loro rubano. Anche... questi qua fanno come noi o fanno finta di essere diversi da noi? Emiliana Cantone con E così sia. Cucine Si Nicola ci offre la prima portata. Vogliamo ringraziare a Cucine Si Nicola. Un servizio che ti consola. Ma sinceramente... è una palla pure questa. Cioè, mi sto un po' annoiando. Spider-Man al basso. Ti piace? Con Gualazzi sono altri cazzi. Guarda, è un'ulcera. Fate una colletta, sì. Dateci un altro presentatore. 5 euro, la lampada, la puffa o frase. Perché lui studia l'armonia, lui è pianista. Capito? Sincleriana, secondo me. Sinclair, capito? Sui lidi dischi te la farà successo questo pezzo. Raffaella Carrà è molto gay friendly. Come no? Gay friendly. Sono ragazzi come noi, anzi secondo me hanno un'arma in più. Luciano Caldore che canta Stella sulla Terra. Stella la più bella, scesa sulla terra per noi, come un miracolo. Entri lo sponsor. Ma vai! Per i peccati di gola devi andare solo da Gia Nicola. Mi sopporti, Giuzzi Nicola, ca Fabio Fazzoli di 7, gli è concorrente. Però Dio va dare chiusi di mezzo. Ringraziamo ancora una volta la cucina di Zi Nicola nella persona di Jessica. Un servizio che ti consola. Solo ai Ponti Rossi. Sei il fratello di Saldavinci. Mamma così dice. Ma nato solo, più bello in è. Seppure poi la trasformi a rock and roll, come fece Elvis Presley, il grande. It's no more, no more. Hai capito? C'è la musicalità. Voglio dire, solo se ne va. Passione. Abbracciami. Grande. Cicci, tu stai sfondando una porta aperta perché tu non sai. Luca Iaperù è diplomato conservatore. Chi sei un musicista? È un appunto. Musica.
La canzone è Stivasa so bucia, canta Gino Da Vinci. Stivasa so bucia, è che la vita mia, ca son innamorato, non ho voglia giù a nascondere. Ascoltiamo De André. Ascoltiamo, ascoltiamo, che è importante. Io dimostrerò fondamentalmente un mito. Se questa è musica per andare a Sanremo, allora noi amma morire e da fumare un Rocap. Cioè, ne saccia proprio. Al mattatoio! Fatte. Aspetta, è in cambiata la perturbazione, aspetta. Sta, è sudo solo. Il è pur brutto. Perché Nino D'Angelo non è bello, no? Riccardo Cocciante non è bello, però c'hanno quella cosa che ti fa dimenticare che sono brutti, bassi, piccolini, bruttarelli e tutto. Non onestamente, essendoci la bellezza, c'ha da sta perlomeno a bravura, che ha tenuto due palle grosse così, che devono soccombere al fatto estetico. E la prossima canzone, Io tengo sulla te, la canta Enzo Caradonna. Io tengo sulla te, per me tu sia ragione. Io tengo sulla te, pure quando respiro. Tup Marisha, che ha partecipato a un festival. Dai. A rapite sono amiche. Ogni luna prossima. Ma tu moriva a pizz, ad un parola nop, a pizz e niente più, quello di lassù, sono che si devono in rau. Ma si devo mettere nascosto? No, non riesco a arrivare al dolce. La cosa più bella di questo Sanremo è Zi Nicola, o chef e il servizio. Vaffanculo. No, vaffanculo a Sanremo. Come mai lo vogliamo ringraziare? Come? Un servizio che ti consola. Straordinario. Sono stati più contenti di staccare, di mangiare, di provare la cucina di Zio Nicola, che sinceramente questo festival è uno scempio proprio. Si è salvato il pubblico perché li ho visti vestiti per bene, preparati, insomma. Ce l'avete un piccolo vostro festival che state facendo in TV? Appuntamento ogni venerdì fino a fine maggio dalle ore 23, canale digitale terrestre 274 di Italia Mia. Un saluto a tutti gli amici di Fanpage da Emiliana. Un grande abbraccio dal vostro amico Gino Da Vinci. Un bacio da Enzo Caravonna. Un abbraccio da Luciano Caldore a tutti gli amici di Fanpage. Grazie per la bella serata. A presto, un presto arrivederci. Perché Sanremo è... Allora, vai.